Qui al Diegone mi devo sbrigare perché, come vedete da qua dentro, sentite il crack crack crack. Non so di che video farà parte questo, ma comunque oggi abbiamo novità che adesso vi farò vedere subito. Mi devo sbrigare e vi racconterò il perché di questo acquisto e cosa è successo nel tempo, eccetera eccetera. Ma andiamo subito a liberare le bestie. Essere fatta la sera, comunque prima del tramonto, ma non abbiamo tempo, fa caldo, non abbiamo tempo, eccetera eccetera. Eccole qua, apriamo semplicemente apriamo le scatole. Le galline sono tutte a bocca aperta, quindi hanno bisogno di uscire. Adesso le lasciamo ambientare, usciranno da sole tranquillamente. Prendiamo velocemente anche le altre. Ok, adesso diamo una contata, le facciamo ambientare. Allora, qualcuna già sta uscendo, io non le forzo come state vedendo, le sto lasciando far fare da sole, almeno si ambientano, scendono da sole. E non c'è quello stress in più. Adesso il gallo, vedete come proverà comunque a montarle, a farsi, a fare il gallo. Vediamo se ci danno addosso. Cosa strano, eh? Un po' di mangime. Le galline ancora che stanno ambientando. Facciamo anche interventino al volo, dovrebbe essere da 20, manicotto messo, pressatrice, eccola qua, eppure questo è fatto. Il risultato finale, eccolo qua, vedete, manicotto del 20, questo potete tirare quanto vi pare, non uscirà mai da qua. Adesso vi spiego il tutto, ma veniamo a noi. Tanto che annaffio con calma queste qui, vi spiego il motivo per cui ho preso nuove galline. Da come vi metterò qui blurrato, qui da qualche parte, la foto di una gallina mangiata dalla volpe, purtroppo abbiamo avuto questa brutta esperienza anche noi, è entrata la volpe e il secondo pollaio, che adesso starete vedendo dalle immagini, è
diciamo, è nato, è stato concepito per essere un giardino. Quindi, essendo un giardino, avevamo fatto quasi tutto, diciamo, bene. Abbiamo coperto la rete sopra, cioè tutto chiuso sopra, chiuso ai lati, ma non abbiamo interrato la rete. Questo che vuol dire che non abbiamo fatto, diciamo, la rete L sottoterra, e purtroppo questo la volpe ha scavato, diciamo, l'ha scoperto, e è entrata e ha ucciso 4 galline. Ne erano rimaste 4, quindi io ho voluto fare questo reintegro. Ho sbagliato anche il fatto di non aver fatto nascere altre galline in questi quest'anno. Lo devo fare. È stata una serie di errori che fanno esperienza, questo dico sempre. Comunque va bene fare esperienza. Sono nate anche le zanzare, devo dire, bastarde, l'animale che odio di più al mondo. E nulla, oggi siamo contenti perché abbiamo questi nuovi arrivi. Comunque il motivo ve l'ho detto, dovevamo comunque reintegrare le uova, perché comunque a casa amici, familiari, parenti, eccetera eccetera, necessitiamo di uova fresche. Io quelle del supermercato non le mangio ormai da 2020, quindi non voglio mangiarle più. Almeno comunque quello che possiamo evitare, evitiamo. E nulla, queste sono tutte le aromatiche che vedremo in un prossimo video. Non so se lo attacco direttamente a questo, visto che questo da solo non lo faccio. Quindi faremo qui l'orto rialzato. Qui ho avuto mille cose da fare in questi ultimi 40 giorni e ancora ne ho da fare. Faccio vedere l'aggiornamentino dell'orto. Stavolta iniziamo da quest'altro lato. Ho aggiunto anche altre trappole intanto per vespe e calabroni, e come vedete qua funzionano alla grande. Cioè, guardate quante ne hanno raccolte. Fantastica visione di insalate di tutti i tipi. Lattughe, zucchine da questo lato sono quelle che sono state messe 10 giorni dopo, e di qua tutte quelle che sono state messe una settimana prima, all'incirca una settimana di distanza. Poi sono partiti anche bene i cetrioli questo periodo. Eccoli qua, abbiamo questi qui che sono quelli lunghi, abbiamo proprio quelli grandi, giganti, e questi qui con la rete sono quelli che ho messo da più tempo e sono quelli medi. Adesso mano a mano che crescono si arrampicheranno, vedete, già tendono a, con queste qui, diciamo, appiccicano. Pomodori li ho podati 3 giorni fa e devo dire che gli ha fatto veramente bene, perché io li sto rivedendo dopo 2 giorni e diciamo che sono cresciuti di 4-5 cm a occhio. Cioè, guardate che visione, tutti legati e tutti potati. Poi vi farò un video dedicato alla potatura, di come la faccio io, e quest'anno come li ho legati li vedete. Intanto c'è Cirillo che corre come un pazzo, però come vedete qui stanno tutti bene. Quest'anno sono veramente felice perché non c'è peronospora. Abbiamo avuto 4-5 giorni di fila, ho fatto un trattamento subito con rame, quest'anno non mi ha fregato, e devo dire ha funzionato bene. Tagliamo di qua, anche qui dovrò mettere dei sostegni tipo i pomodori, e qui abbiamo peperoni, questa prima fila, e melanzane, quella seconda, e tutte melanzane queste qui, e al centro queste che vedete, diciamo, queste foglie qua sono ravanelli. Poi non ho filmato l'altro giorno, ho piantato anche meloni e angurie, eccole qui. Devo dire, per essere state trapiantate 2 giorni,
stanno anche bene, nel senso che non sono mosce. Di qua meloni, meloni e anche di là meloni. Non ho riempito tutti i buchi perché non erano disponibili, quindi adesso nei prossimi giorni, se il fioraio li riporterà, li diciamo riempio, se no va bene così. Tanto so, 40 erano 40 meloni e 20 angurie, quindi va più che bene. Fagiolini sono cresciuti, eccoli qua, sono usciti tutti quanti, quasi tutti. Qua stanno finendo di uscire, però questi qui sono quelli rampicanti. Questi qui per la prima volta quest'anno i piselli, che andranno ovviamente con la rete, queste due file i piselli, e questa fila, diciamo, da sola senza niente, sono i fagioli nani, quindi non necessitano di rete. Sono portato su il concime, un carello, devo portare anche il secondo carello, e piano piano quindi lo sto accumulando qui. Farò dei mucchi separati che farò stagionare un po' alla volta. Se questo video vi è piaciuto, ragazzi, lasciatemi piace, commentino se vi va, fatemi sapere come stanno andando i vostri orti, sono curioso. E nulla, dal Diegone vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Belli ragazzi!